Buongiorno amici di Quotidiano Net, questa è la nostra Web TV, siamo in compagnia del nostro direttore Xavier Iacobelli. Buongiorno Xavier. Buongiorno a te Beppe e buongiorno ai nostri amici navigatori. Dobbiamo parlare tanto di nazionale, anche perché comincia il lungo cammino per Sudafrica 2010, ci sono due partite di fila tra sabato e mercoledì. L'Italia prima giocherà a Cipro all'Arnaca sabato, poi mercoledì con la Georgia a Udine. E questo cammino prevedibilmente facile nasconde però credo sempre delle insidie. Molte insidie, e Lippi stesso lo ha ricordato a Coverciano, perché è evidente che sulla carta il divario tecnico fra l'Italia e le sue avversarie sia vistoso. Ricordiamo che poi Montenegro, Irlanda e Bulgaria completano il lotto del girone azzurro. Però è importante per l'Italia partire bene, partire con due vittorie, anche perché quanto prima gli azzurri dovessero raggiungere la qualificazione a Sudafrica 2010, tanto prima Lippi potrebbe procedere a quello che ha chiamato il rinnovamento nella svecchiamento. Ecco, questo svecchiamento dovrebbe procedere tra l'altro sui binari che in qualche modo avevamo identificato nei mesi scorsi, con i nomi per esempio di Montolivo e di Giuseppe Rossi, ma non solo. Balotelli è stato elogiato pubblicamente da Lippi, che di solito è piuttosto parco di complimenti nei confronti dei singoli, che significa che l'attaccante dell'Inter rientra davvero nei suoi progetti, tant'è vero che venerdì debutterà nell'Under 21 di Casiraghi, chiamata in Abruzzo ad affrontare la Grecia nella partita decisiva. In caso di vittoria l'Under 21 si qualificherebbe alla fase finale del campionato europeo di categoria, ma Lippi è stato molto chiaro riguardo Balotelli, ha detto che ha dei margini di crescita notevolissimi, ma è un attaccante che gli piace molto. Questo lascia presupporre che probabilmente già in novembre, quando è in programma un amichevole degli azzurri, possa essere Balotelli convocato da Lippi stesso. Bene, intanto annotiamo che già ci sarà un innesto importante, quello di Gamberini al centro della difesa, che giocherà probabilmente in coppia con Cannavaro, vista anche l'assenza di Chiellini. Ma c'è un'altra cosa importante, Xavier, da ricordare, che è il fatto che l'Italia ha finalmente ricevuto la Coppa del Mondo dalle mani di Josef Blatter, il presidente della FIFA, che avrebbe dovuto consegnargli alla famosa finale del 2006 a Berlino. Diciamo che, come sempre, Blatter ci ha messo un po' di tempo, perché sotto questo aspetto le gaffe del presidente della Federcalcio Mondiale non si contano più. Però ieri è stato bravissimo Cannavaro, che lo ha intrappolato mediaticamente a Coverciano, simpaticamente provocato. Però è stato molto bravo, perché ha detto: visto che è qui, ha l'occasione finalmente per consegnarci la Coppa del Mondo. Blatter, come sempre, sulle prime ha fatto orecchie da mercante, dopodiché è stato inchiodato dall'uditorio dello stesso Cannavaro e ha fisicamente preso la coppa e l'ha consegnata a Cannavaro. E speriamo che questa sia l'ultima gaffe di un signore, opinione personale per il po' che vale la mia opinione, che il giorno in cui lascerà la gestione del calcio mondiale sarà davvero un bel giorno. Lui sta alla FIFA come Rogge sta al CIO, sono l'espressione di burocrati sclerotizzati che secondo me hanno fatto il loro tempo. Bene, ringraziamo il nostro direttore Xavier Iacobelli, grazie Xavier. Grazie a te Beppe e grazie ai nostri amici navigatori. Arrivederci ai prossimi appuntamenti con il calcio.